ha retto il trauma dell'essere tornati qua. E io tra l'altro, vediamo se riesco a scrivere, ecco. Ragazzi, sono veramente euforico. Perché sono veramente euforico? Perché siamo a 197 followers, ragazzi. Altri 3 e siamo a 200. È un traguardo piccolo, ma per me conta tanto, perché comunque questo è un canale che non fa grandi numeri, per cui tutto quello che si riesce ad ottenere è da considerarsi una vittoria. E oggi non avevo neanche tanta voglia di streamare, infatti non sono riuscito ad organizzarmi in tempo per Resident Evil. Perché naturalmente sta continuando la mia trafila medica tra dottori e cose varie, e invece le notizie che ho avuto stamattina non erano tanto per la quale, per cui l'umore se n'è andato un po' giù. Per cui vabbè, niente, oggi ci facciamo un po' di puzzle quest, così facciamo una cosa rilassante, tranquilla. Andiamo un po' avanti ovviamente con la trama principale. Spero che riprenderò Resident Evil domani. Mi dispiace anche dello scarso preavviso che vi ho dato, infatti probabilmente ci saranno quattro gatti, forse anche manco quelli. Però vabbè, io vado avanti lo stesso, tanto diciamo che poi va tutto registrato su YouTube, quindi questo poi è un mattoncino di una cosa che potete ricostruire andandovi a vedere diciamo il profilo completo del gioco su YouTube. Purtroppo mi duole dire, l'avevo già detto ieri ma lo ribadisco adesso perché questo poi è il momento giusto per farlo, che un pezzo di Puzzle Quest io me lo sono perso, perché il video non so che fine ha fatto, cioè l'ho registrato ma poi devo averlo perso senza metterlo su YouTube e non sono in grado di recuperarlo perché non l'ho trovato manco negli archivi, evidentemente in tutto il trambusto di questi giorni e sistema il computer di qua e corri di là e con la testa persa in altri fatti alla fine non mi sono premurato di metterlo in tempo su YouTube e quindi poi non l'ho ritrovato più da nessuna parte e questo mi dispiace molto perché insomma mi dispiace che manchi qualche cosa. Alla fine sto facendo tanto per avere un archivio su YouTube che contenga tutte le parti dei giochi che faccio e poi alla fine mi ritrovo che manca qualche pezzo. Va bene, niente da fare. Allora oggi ci consoliamo un po' così. Andiamo un po' avanti con questa vicenda. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a fine capitolo 2. Per cui sostanzialmente il passaggio successivo era quello di inoltrarsi nella terra dei Minotauri attraverso il tempio dei Cornuti, appunto, come lo chiamo io. Eventualmente, prima di fare questo, divertente provare a fare l'assedio di Silvermir. Ovviamente il nano ci viene in aiuto. È un po' che non faccio una battaglia diretta perché off stream ho fatto un po' di addestramenti di cavalcature, un po' di ricerche di incantesimi. Chiaramente sono modalità di gameplay diverse, per cui ti disabituano anche un pochino a fare la battaglia vera e propria, che è quella in cui invece devi usare al meglio le tue skill. Siamo partiti molto male. No, gli ho regalato un attacco, questi sono tanti danni. Sto prendendo un sacco di botte. Vabbè, comunque se non riesco a conquistarla non fa niente, ce ne andiamo. Tanto questa è una cosa che si può fare tranquillamente offline.
Ah, bene, meno male che l'ho fatto. Purtroppo lui è in drammatico vantaggio. Io non sono in grado di fare due attacchi di seguito, vero? Devo lasciargliene per forza uno, questa è la cosa brutta. Malissimo. Speravo in qualcosa di meglio, ma... La cosa brutta è che non posso prendere i gialli con questo per 4, cosa che avrei potuto fare prima. Gli avrei addirittura lasciato una combo, cosa che non intendevo fare nella maniera più assoluta. E quindi, per forza di cose, è andata così. Vabbè, becca di questo. Aia, no, non doveva succedere questo. Anche se in realtà è stato un vantaggio reciproco. Però lui era in vantaggio con i punti vita, e quindi questa cosa è andata bene a lui alla fine. No, è evidente che per il momento non sono in grado di competere. Dovremmo rifare questa cosa più avanti, o con qualche oggetto in più, oppure con un po' di fortuna. Questa volta non abbiamo avuto né l'uno né l'altra. Madonna, 25 danni, ma stiamo impazzendo. Guarda, io gliene faccio pochissimi, poi. C'è un arciliccio addirittura custode. Abilità di creare oggetti. Abilità di oggetti per creare teschi. Hanno anche un'altra resistenza al fuoco e possono usare incantesimo Soul Swap per scambiare il proprio mana con quello dell'avversario. No, vabbè. Questo è un avversario mostruoso. Non sono assolutamente in grado di competere. Con tutto che Dark Hunter fa il suo lavoro e lo ferisce prima del combattimento, ma no. Non si può proprio fare. Guarda che roba! No, no, no. Guarda, mi ha massacrato in due turni. Delle abilità che sono inverosimili. Vuole farmi danno con tutti questi teschi, ma io potrei fregarlo mangiandomeli. Avessi avuto due turni avrei potuto fare anche di meglio in realtà.
regalato l'opportunità di farmi un danno incalcolabile. E infatti. Vabbè. Stavo aspettando che facesse una mossa falsa, ma manco per sbaglio. Guardate che roba. Sì, vabbè, ciao. Devo attaccarlo. Guadagna sempre turni questo tizio. Perché mai? Giusto, mi ero dimenticato la resistenza a fuoco. E quella è un'altra batosta, perché mi mette in crisi sulla mia arma principale, fondamentalmente. Ecco, vediamo di tamponare un pochino i danni. Proprio questo, sperare di poter incarrare io. Monete! Ciao Logical, benvenuto. Finalmente qualcuno. Mi stavo deprimendo perché oggi non c'è nessuno. Cioè, in realtà ero già depresso di mio, ma almeno vedere qualcuno mi conforta e mi dà un minimo di motivazione per continuare, perché stavo quasi per chiudere. Possiamo fregargli il turno così e vedere se cambia qualcosa su gialli. Vediamo se mi fa fuori, eh. Lo sapevo, guarda. Una cosa incredibile. Io a questo punto sono portato ad incaparmi.
Volevo lasciar correre, ma dopo questa non posso. È diventata una questione di onore. Anche se lui è molto più forte di me, perché ha delle abilità che sono smodate. E in più è un custode delle rune, quindi questo rende più forte di suo. Allora, tiriamo fuori un po' di grinta e vediamo cosa possiamo fare per tamponarlo, perché... Tutti questi dischi io glieli vorrei rivoltare contro, ma devo stare molto attento perché il minimo errore può avere conseguenze gravi. Ok, uno così, però mi ha fregato i rossi. Invece a me servivano, basta turni tutti consecutivi. Guardalo, guarda che culo, gli sono usciti tre teschi di fila, bro. Serviti su un piatto d'argento. Vediamo, posso fare qualcosa? No, solo sparare. E per il momento è la scelta migliore, però. Dai, facciamoci del male. No. Buono. No, la resistenza al fuoco, sta maledetto, ma tanto io non posso evitare di usarlo il fuoco, perché è l'unica cosa che mi consente di attaccare efficacemente. Madonna, lo sguardo della morte è sempre una tragedia, però questa volta non ha fatto tutti i danni che poteva. Il dramma è che mi attaccherà comunque. No, erano miei, madonna, 122 rossi, ma che vergogna. Bonzo, grazie mille per l'host. Buonasera. Posso competere, è un avversario troppo forte. Sì, come no. Posso evitare che me li tiri in faccia tutti sti teschi? No, perché mi serviva del mana blu per poterlo evitare. Così posso solo contenere il danno. Ma lui dopo un po' lo rifà. Che si fa? E io ho fatto tanti danni, però lui è comunque in vantaggio e mi uccide con poco, perché ha delle abilità che sono tremende. Se faccio così mi suicido. Se faccio così non ne guadagno niente, tanto vale rischiare e lasciare che sia lui a fare mosse scomode. No, ma come? Potrei fare così ed evitare che lui mi ammazzi sul colpo. Guadagniamo un po' di tempo e passiamo in leggero vantaggio. Tanto io devo solo sparare, non mi servono i dischi per... Come va? Dunque, stiamo arrancando contro questo avversario molto più forte. E dopo dovrei continuare da questo principale. Una volta che l'ho, diciamo, sconfitto, ma secondo me mi arrendo, perché... E lo lascio qua. Se mi uccido un'altra volta lascio perdere, perché... Vuol dire che non è proprio la mia portata. No, invece ce l'ho fatta. Mi serviva la runa, per quello mi sono soffermato. Non so neanche cosa fa questa runa, ma lo scopriremo molto presto andando a fare la prova nella forgia. Allora, continuiamo invece da questo principale, che se vi ricordate ci aveva portato nelle lande dei Minotauri, seguendo la traccia degli schiavi. E invece GG. È vero, grazie ragazzi.
Non me l'aspettavo perché comunque lui era più forte di me. Ho avuto bisogno di una bella botta di culo per farlo fuori. Allora, hai seguito la traccia degli schiavisti orcheschi fino ad un immenso tempio con le corna. Devi ora entrare nel tempio per capire qualcosa in più. E beh, entriamo e vediamo che succede. Fermo, tu non prosegue. E chi saresti tu per dirmi di fermarmi? Io, Tauron Flamebite, signore dei Cavalcafuoco. Questo è il nostro tempio. Tu sporco straniero, e tu non puoi entrare qui. Non ho nessun problema con te, Tauron. Sto seguendo una traccia che mi ha condotto qui. Mi servono informazioni. Questi sono reami di guerra. Non il posto più saggio per cercare risposte. Viaggio a nord di qui, verso posto che noi chiamiamo Pyke. Poi torna e raccontami se vuoi ancora seguire questa tua traccia. Ok, quindi in realtà il tizio non era dichiaratamente ostile, ma non siamo i benvenuti qua. Tra l'altro c'è un minotauro da combattere per proseguire. In teoria potrei evitarlo, ma facciamola questa battaglia perché punti esperienza servono. E anche perché devo verificare se le mie abilità vanno bene per un combattimento come questo oppure no, visto che ne dovrò fare parecchi. Sicuramente ce ne saranno a bizzeffe. Aia! Non è tanto grave che mi abbia fatto questa caterva di danni, ma che mi ha fottuto tutti i managgialli. Così, senza neanche mangiare prima la carbonara insieme. Esatto, a quanto pare il Minotauro non va molto per il sottile. E dai! Mo che faccio? Che cosa raccolgo adesso che hai tolto tutto? Affanculo. Brucia, te lo sei meritato. Il fatto è che mi ha lasciato roba a secco, si è fregato tutto quello che mi serviva, tutto. Mi ha lasciato un cazzo. Almeno è stata un'idea quasi decente. Purtroppo però non ha conseguenze positive. Vabbè, ma che culo. Ah, questo computer che si autofavorisce. Potenziamo il rosso, ma se lui poi mi frega i gialli non serve a niente. È tutto tempo sprecato. Finito? Offensiva, eh? Ciao, il Nino. Ben arrivato, non so che farmene di tutti questi verdi. Io volevo un rinforzo sul managgiallo, ma non è possibile averlo. Prenderli come rossi al momento non mi serve troppo. Me la potrei rischiare, però lo so già che questa cosa poi va a suo andare. No, invece è andata bene. Invece è andata bene. Ora devo riequilibrare un po' lo svantaggio perché... Ciao Luke! Ne ho accumulato parecchio. Va bene, proviamo così. Sto rischiando però. Ok. Adesso lanciamo un bel muro per proteggerci dagli attacchi e poi cominciamo la raffica di fuoco. Sarebbe stato gradito se mi avessi lasciato questi gialli, ma già so che te li fregherai tu. E allora...
No, non è vero, posso prenderli. E questo mi ricarica un pochino. Non intendo lasciargli altre opportunità di attacco perché sono in svantaggio. E dai, ma veramente. Che cosa mi tocca guardare? No, il mana per ucciderti ce l'ho e allora muori. Ci mancherebbe che adesso gli do un'altra opportunità. Vabbè, insomma, diciamo che non mi è piaciuta, perché non siamo proprio attrezzati bene per combattere sti cosi. Ce la siamo cavata per il rotto della cuffia. Allora, vedi, un'enorme spira, un'enorme picca, un enorme palo, credo, insomma, impalato su di essa. Ci sono le teste, impalate su di esso, ci sono le teste di molte creature, umani, elfi e nani, solo per elencarne alcuni. Bene, mi sembra un ottimo segno. Qui abbiamo l'ogre mago, proviamo a combatterlo, però anche lui è un runkeeper, quindi se ci fa il culo ce ne andiamo rispettosamente. Meno male che non mi sono separato dalla mazza dell'orco, perché in questo momento l'opportunità di fare danni è fondamentale, visto che tutti quanti hanno un'armatura che assorbe il mondo. E stavolta la botta di culo l'ho avuta io, e vediamo di giocarcela in maniera congrua, perché non si ripeterà. Ma forse non ne ho bisogno. Dai, vai, divertiti a farmi tutti questi danni. Però quello che non avresti dovuto farmi era togliermi l'opportunità di prendere il giallo. Questo non te lo perdono. Perciò faccio così. Quanti teschi. Vediamo se fa una mossa falsa. No, ma non importa, perché... Che cavolo è successo? Mazza che botta. Vabbè, muri. Ottimo, abbiamo guadagnato un'altra runa. Torniamo dal signor Minotauro accogliente che non mangia la carbonara. Tauron Flamebite ti sta aspettando sui gradini del tempio con le corna. Ok, e vediamo cosa ha da dire. Mi avvicino al tempio. Non mi aspettavo che tu tornasse. Perché no? Cos'è quella cosa inquietante, quella cosa sanguinolenta che mi hai mandato a vedere? Quasi tutti stranieri che vedono Picca finiscono a farne parte. Serve come avvertimento per quelli che sono abbastanza sciocchi da venire qui. Non posso permettermi il lusso di correre dietro a stupidi avvertimenti. Molti dei miei conterranei sono stati presi prigionieri dagli orchi e devo trovarli. Voglio che tu mi dica dove sono. Io non so. Ma tu sei un minotauro e i minotauri sono i signori di questa terra. Devi saperlo. Non siamo comuni minotauri, siamo cavalcafuoco. Siamo i guardiani della fiamma sacra di Sartek e aspettiamo il suo ritorno. Non ci mischiamo con gli orchi. Ragazzi, per chi non conosce l'ambientazione, Sartek è il signore dei minotauri, era una specie di divinità che rivestiva un ruolo importante nei primi Warlords, che poi sono i giochi sulla cui ambientazione è basata questa vicenda. Ma siete pur sempre minotauri, dovete sapere qualcosa.
tu pensi noi minotauri ordinari, oh ma che palle questo, eh? Cioè, veramente parla un'altra lingua. Allora affronta uno dei miei sciamani in battaglia. Insomma, non... tutte le scuse sono buone per rompere i coglioni, cioè... Vabbè, combatti contro un Firewalker. Vediamo. Questo adesso è un minotauro normale, sì. E abbiamo già visto che... siamo appena appena attrezzati per combatterli. Questo qua c'è la staffa del cavalcafuoco. Aggiunge più 5 alla resistenza al fuoco e più 1 al danno per ogni 8 mana rossi. Ogni volta infliggi 3 o più danni. Più un anello del fuoco e aggiunge un mana rosso per ogni 3 mana blu. Rottura di palle enorme. Cerchiamo di farlo fuori presto, ma tra l'altro questo c'ha 180 punti salute. Credo che mi dovrò costruire qualche altro oggettino per essere competitivo qua in mezzo, perché... questo c'ha pure resistenza al fuoco, quindi... vabbè, che ha solo 5, però. Ciao, cane! Benvenuto. No, non vedo niente di utile. A parte il blu che è secondario, ma conviene sempre averlo di riserva, perché può... può servire per le emergenze. Purtroppo i colori che mi servono non sono disponibili. Poi naturalmente se li frega lui. Appena può. Non so perché sto facendo tutto ciò. Tanto alla fine se ne avvantaggia lui. Però in realtà non è vero. Questa cosa mi è tornata più che utile. Purtroppo questo 6 per non riesco a prenderlo come rosso. E tantomeno come giallo. Ciò è molto brutto. Non riusciamo a fare una mossa da 4. Neanche combinando delle cose... in maniera avanzata. Sembrerebbe di no. In realtà un giochino lo potrei fare. Però non ha dato i frutti che speravo. Anzi, gli ho fatto un favore. Fermati. Fermati e lasciami questi blu. Me li prendo come blu, sì. Almeno non li lascio. Ok, ci ho detto. Fuoco. Quanti gialli ci sono? Troppo pochi sulla mappa. Di fiamme, sperando che lui non le counteri. Che rottura di scatole. Non ho neanche tanto mana verde, quindi il muro di spina mi può servire fino a un certo punto. Carino quell'incantesimo, chissà se posso procurarmene. Vabbè, no, è simile al mio, però sfrutta... no, sfrutta le stesse cose, costa un poco meno per attivarlo, ma... alla fine non è... non è troppo diverso. Ok, questa è un'ottima... un'ottima chance. Purtroppo lui c'ha tutto sto mana rosso che... vendiamoci, perché... abbiamo uno schiaffo in senso letterale. Questo che fa un punto per ogni mana rosso in gioco. Distrugge tutte le gemme rosse. Maledetto, così mi toglie proprio il carburante per fare quello che devo fare. Per fortuna ero già carico. E quindi... no, bello mio. Entro i limiti. Lascio che sia tu a far ricomparire i rossi. Cadi questo. E secondo me... no! Basta così. Però se questo qua lo faccio cadere, no, perché non cade fino a sotto. Quindi magari dopo la stronzata la fa lui. Esatto. Devo dire che per fortuna il computer su questo non è intelligentissimo. Se gli tendi trappole come questa ci casca in pieno. Mani e piedi. Però... devi avere l'occasione per farlo, e quello non è semplice. Poi a volte faccio stronzate tipo questa. No, non mi piace perché... vediamo se la fa lui la cazzata. No. E si fa pure un turno a sbafo. È così che mi uccide lentamente, perché... con i turni a sbafo. Thank you.
Non mi serviva manco a niente, ma era per non farlo prendere a lui. Adesso vediamo di dare una svolta a questo combattimento. Posso farlo in due modi. O lo attacco direttamente cercando di ridurre a zero i suoi punti vita, ma questo resiste al fuoco e mi ha fregato. Oppure cerco di curarmi per essere più forte di lui e avere un po' di tempo e un po' di respiro. Tra l'altro anche il muro, secondo me. Ecco, con questo mi sono portato un po' in vantaggio, però. Vuol dire che servirà un altro po' di tempo per liberarci. Allora, facciamo così. Dopodiché, sì, se me ne dai l'opportunità, ma non sempre quest'ultima. Scambio di cortesie, tanto tu sei in svantaggio. Purtroppo è finita qua. Riusciamo a recuperare. Ciao Ryuk! No, non riusciamo a recuperare manco il mana verde per difenderci. Ciao, sono io, man, vengo da Cagliari. A casa c'ho la tigre. Dai, deve toccare sempre a lui dopo il mana 3. Adesso. Adesso niente, si va per il mana che ci serve, se no. Ovviamente se riesco a ucciderlo prima, tanto di guadagnato. Ottimo. Adesso ho le risorse per vincere. Oh, aia. Molla stare il braccio, testa di cazzo. Esattamente. Proprio così. You are victorious. Monette! Ok. Ah, combatti bene per uno straniero. Sì, grazie. E adesso ora sono diventato il capo dei gacci. Esatto. Ma la che minchia. Esatto. Eh sì, sono andato da buttafuori al tempio. Ho detto, oh, ho lasciato il braccio, testa di cazzo. Ora posso entrare nel tempio e parlare con te? Entrare nel tempio? No, tu impuro, te l'ho detto. Tu devi essere prima purificato se tu vuoi entrare nel tempio. Va bene, niente da fare. Devono sempre cagare il cazzo. Non so se vi ricordate che con Grulkar è stata la stessa cosa. Cioè, prima di arrivare al fatto di combattere, per poter ottenere quello che dovevamo avere da lui, abbiamo dovuto parlamentare 20 volte, uccidere 20 capitani, eccetera, eccetera. Allora, tutte le scuse sono buone. Allora, Tauron sembra averti riscaldato un pochino, cioè si è messo un po' alla prova. Vabbè. La prova del fuoco. Devi intraprendere un rituale purificante con il cavalcafuoco dei Minotauri. Una volta che avrai fatto questo, saranno finalmente disposti a parlarti. Vabbè. Cosa devo fare per poter entrare nel vostro tempio e parlare con te? Tu insiste, straniero. Se tu desideri entrare nel tempio con le corna, tu devi intraprendere lo stesso rituale che giovani minotauri intraprendono per diventare iniziati. Quale rituale? Viaggiare lungo percorso a nord-est di qui tra montagne finché tu non vedi grande vulcano. Poi tu devi scalare la cima, discendere nel cratere e affrontare uno degli elementali del fuoco. Madonna, gli elementali del fuoco sono una tragedia. Che hanno resistenza al fuoco altissima e io attacco quello. Tornerò presto. Mica tanto presto, secondo me sarà una cosa lunga. Madonna mia. Questo c'ha pure il sifone di fuoco che riduce a zero la mia riserva di mana rosso, tanto per azzopparmi completamente nella mia capacità di attacco, no? Forse farei bene a sviluppare qualche altra magia di attacco senza basarmi troppo su questi benedetti rossi che poi a un certo punto possono diventare una merce rara. Il mio grifone per esempio attacca sul giallo, però gli serve sempre il rosso per l'attivazione, quindi è una mezza fregatura.
approfittiamone adesso, sperando che lui non contrasti, perché purtroppo c'ha 34% di resistenza al fuoco, che vuol dire che ogni volta che lancio una magia e contiene il rosso, lui ha un terzo di probabilità di dispellarmela, proprio come ha fatto adesso. E devo insistere, è l'unico modo. Che palle. Posso fare niente di che. No. Per una volta che... Oh, la vogliamo smettere. No, così gli regalo un attacco e non è proprio il caso. Facciamo così. Vabbè, ma pure quando sbaglia poi deve essere favorito in questo modo spudorato. E dai, aveva fatto un errore clamoroso. Ciao Nus, benvenuto. Aveva fatto un errore clamoroso. La casuale discesa dei pezzi che gli servivano da sopra, gli ha rimesso a posto tutto e mi ha devastato. Così no. Ovviamente questo resisterà fino alla morte. E poi vedi, non mi fa cassare perché mi svuota la riserva di mana. No, ci dobbiamo attrezzare con qualche altra magia. Queste non vanno bene. Così non riuscirò mai a sconfiggerli, sti cosi. Forse se non avevo in mente di attaccarlo, il muro glielo dovevo lasciare così consumava il mana rosso. E ce lo levavo di torno per un po'. È ammirevole come mi sta lasciando credere che io abbia ancora una possibilità di vincerla questa. Devo ammettere che sono colpito. Purtroppo però se andiamo avanti di questo passo... Non c'è nessuna possibilità di raccattare un 4 da qualche parte, vero? No. Lasciamo che sia lui a fare le mosse scomode, allora. Magari mi fa un regalo. Allora, niente di evocale. Però, almeno ci diamo la possibilità di... Oh, perfetto! Questo invece era quello che ci voleva. E adesso devo usarlo subito prima che lui me lo tolga, perché... giallo e lui poi lo prende come rosso e mi frega. No, grazie. Rimediamo così. Non gli posso lasciare attacchi perché sennò perdo quel poco di vantaggio che ho. Non importa se resisti, io devo continuare ad attaccarti perché è l'unico modo che ho per procurarmi un vantaggio ora che posso.
vabbè. Una su tre è la media. È esattamente quello che le tue stat suggeriscono. Muro di fuoco? No, questo non posso fartelo fare. Ho finito il giallo, vero? Sì. E meno male che l'avevo lanciato sto muro, meno male. Oh, perfetto. Adesso sì che gira bene. Grazie, Ryuk. Ovviamente lui resiste fino all'ultimo. Ma mi sa che stavolta hai perso, eh. Where's the pizza? Ragazzi, stasera finalmente forse la mangio una pizza. Dopo una settimana di digiuno clamoroso. Purtroppo, come dicevo prima, le notizie che ho avuto stamattina dal medico non erano divertenti. Per cui non sono di buon umore sotto questo aspetto. Però almeno mangio qualcosa stasera. Ok, ho vinto forse. No, ancora no. Ah, lui ha prosciugato il mana dopo avermi resistito all'incantesimo. Ma che cazzo. Vabbè, tanto io ho ancora il muro. Alla fine. No, ma lui è tornato a 19. Ma come cazzo si è curato? Non mi puoi fare questo. Bastardo. Pensavo di avere la vittoria in pugno, invece mi ha fregato. Gli devo veramente regalare un attacco. Se non avessi voglia di farlo. Ok, no. Fortunatamente l'attacco spetta a me. Però non è risolutivo, perché lui si è curato, non so come. Questo lo prendo io. Questo pure. E niente, riuscirò ad attaccarlo prima o poi, che dite? Vabbè, intanto se non ci riesco... Nah! Maledetto! Stavo ponendo una resistenza feroce, ma adesso guarda che ti frego, eh! Perché con questo mi procuro un vantaggio che tu non riuscirai a recuperare. Vuoi scommettere? Tu lasciami recuperare un po' di gialli e ti faccio vedere io. No! Ma questi turni a sbafo che lui fa? Oh, vai al diavolo. E avanziamo. Abbiamo un magnifico level up. Con il quale penso che potenziamo proprio il fuoco, sai? E lo portiamo a 24. La terra è rimasta un po' indietro, quindi... Almeno un 18 ci vuole. E lasciamo il resto questa. Hai sconfitto l'elementale del fuoco. Era ora. Almeno non dovrò cambiare la build, perché sarebbe stato alquanto seccante. Allora, entra nel tempio. Sono stato al vulcano e ho combattuto la creatura che ci vive dentro. Posso vedere che questo è vero. Sei forte per essere uno di razza inferiore. Razza inferiore, eh? Sì, ci sono gli dei, i draghi e i minotauri. Tutti gli altri razze inferiori. Ma oggi comincia una nuova vita per te. Non sei più creatura inferiore. Ora sei un minotauro. Un iniziato cavalcafuoco. Ok. Ora noi può parlare. Tu fa domande, giovane cavalcafuoco, e io rispondo al meglio di come posso. Molto bene, ma prima tu adori Sartek. Ma non era morto? Non era stato distrutto e smembrato da Lord Bane? Sartek è un dio. Lord Bane ingannevolmente ha sconfitto lui e lo ha tagliato in tanti pezzi, questo è vero. Ma lui non è morto. Quando lui sarà reso intero, lui tornerà a guidarci ancora una volta. Abbiamo raccolto molte parti di lui qui nel nostro tempio. Lo vedo, ma in sua assenza non potreste voi, i Ierici, controllare i rami della guerra? Sì, una volta... Sì, ciò è vero, ma non più.
Lord Bane ha mandato una creatura a usurpare potere in reami della guerra. In vita era un re minotauro, ma Lord Bane ha rubato suo corpo dalla terra, lo ha rialzato dai morti e lo ha rinchiuso in un'armatura. Ora si fa chiamare Minogot. Bello. Il minotauro non è morto, mi mancava. E questo Minogot saprebbe dove gli orchi hanno portato la mia gente? Orchi sono passati da qui con schiavi, diretti da Minogot in città di Hothar, ma tu verrai ucciso se tenti di avvicinarlo. Allora cosa suggerisci? Aiutaci a rimettere insieme Lord Sartek. Poi noi sconfigge Minogot insieme e apprende dove i tuoi compaesani sono stati portati. Allora, Tauron Flamebite ti dà il benvenuto nel suo tempio con le corna. Ricevi la ricompensa del cavalcafuoco più 4 in Fire Mastery. Ottimo, perché avevo già potenziato la skill con le abilità, diciamo, con i punti del livello. E adesso lui mi ha dato una ricompensa. Solo che adesso dobbiamo cominciare questa pietosa ricerca dei pezzi del Minotauro. E naturalmente ci sono anche delle quest secondarie. Prendiamone in esame una prima di proseguire. La fiamma sacra, devi viaggiare al vulcano e aiutare i Firewalkers a riaccendere la loro sacra fiamma. Ok, mi piace. Purtroppo c'è da combattere un altro elementale del fuoco e questo mi piace molto meno. Però possiamo provare a catturarlo. Per catturare questa creatura devi ripulire la griglia alle gemme. Vabbè, non deve rimanere niente sul tavolo. Allora, ovviamente facciamo qualche esperimento, perché queste cose vanno fatte per tentativi ed errori. E ho già sbagliato, eh? Che meraviglia. Va bene, rifacciamo. Questo 4 è una cazzata, perché dopo restano dei dischi. Ok, adesso sappiamo che il 4 non va utilizzato. Mi chiedo però... no, sono rimasti questi due. In sospeso. Peccato. Vuol dire che devo togliermeli da mezzo prima. Proviamo così. Trial and Error, esattamente. Esattamente. Ma questi poi sempre dispari restano, eh. Devo trovare un sistema più... più valido. Ok, forse ho capito. Perfetto. Almeno in questo modo le stelline spariscono tutte insieme e gli altri di vari passo. Perfetto. Non era difficile. Ce ne stanno altri che sono molto più rompiscatole di questo. Hai catturato un elementale del fuoco. Ok, è interessante perché posso rubarmi il suo incantesimo, quello che faceva prima. E intanto lo abbiamo sconfitto, quindi anche la quest. Ok, la fiamma sacra è tornata ad ardere. Vieni ricompensato per il tuo coraggio. Facciamoci anche l'altra a questo punto. Arioch Blockade. Per passare ad Ar... Allora, il passo per Ar è stato bloccato dai giganti delle colline. Li devi affrontare, dargli la caccia e ripulire un percorso. Vabbè. Ah, perché da qui poi si torna a Silvermir. Figo! E allora, andiamo pure a combattere, anche se il gigante delle colline è un avversario nuovo. Nuovo, ma non immune ai miei attacchi principali, quindi dovrei essere in grado di... E allora, il gigante delle colline c'ha il Tump, vabbè, ok, quindi l'ha ammazzata a terra quella... Un'arma che hanno anche gli ogre. Il Tump sarebbe una botta secca con la mazza data per terra che scuote il campo di battaglia e quindi fa sparire una... No, infligge 10 danni, però non conta il punteggio di battaglia.
quindi sono sempre 10. E questo è un bene, perché i nemici nella fase avanzata tendono ad avere le skill che gli fanno raggiungere un punteggio di battle smodato, e quindi dopo fanno 30, 40, 50 danni a botta. Ok, buono così. Perfetto. Ciao Godan, benvenuto. Come va? Allora, facciamo così. Ecco, vedi. E dai, basta giocare da solo. Quanto mi dà fastidio quando fanno così. Posso non prenderlo come verde? No, deve essere un verde per forza. Ma poi manco... No, come verde sì. Come verde ci arrivo a prendere. Però il verde l'unica cosa a cui mi serve è... pararmi il culo con un muro di spine, che forse servirebbe, o meglio serviva prima che lui facesse tutto sto macello di danni, perché che lo faccio adesso insomma è utile più o meno come una stufa all'equatore. Tutto bene, cercavo di capire un po' sto gioco. Allora, Godan di fatto è un gioco di ruolo che ha una trama e un'ambientazione simpatica, in cui però il combattimento si svolge come un Bejeweled, nel senso che mettendo insieme tre o più gemme dello stesso colore guadagni mana di quel colore, e il mana poi ti serve per alimentare le abilità, incantesimi e robe varie che hai qui. Poi ci sono degli oggetti che influenzano le tue abilità, e naturalmente il nemico ha altrettanto. I teschi fanno danno diretto al nemico, invece tutti gli altri colori servono per alimentare le abilità che possono a loro volta fare danno. È interessante il fatto che a seconda della classe che scegli ti serviranno colori diversi. Io ho scelto il druido, quindi i miei colori principali sono il giallo e il rosso, che sono quelli che per me servono ad attaccare. Con il blu mi curo, e con il verde posso lanciare un muro di spine che mi protegge dai danni, perché assorbe i danni al mio posto, cioè i danni invece di prenderli io li subisce la mia riserva di mana verde, quindi è una sorta di barriera. Poi naturalmente ci sono gli oggetti che influenzano il gioco. Per esempio, io ho come arma la mazza dell'orco, che ho preso al primo boss del gioco, ed è molto potente perché ogni volta che incarro un triss di teschi ho una probabilità del 20%, quindi 1 su 5, di infliggere 12 danni in più, che sono tanti. E poi ovviamente ogni creatura del gioco ha le sue abilità particolari e ha degli attacchi che si basano sui colori. Per esempio, il nostro nemico fa quasi tutto con il mana rosso. Con 15 mana rossi mi fa 10 danni, lisci, puliti. Con 8 rossi e 8 blu distrugge le gemme verdi e mi fa perdere un turno. Naturalmente si prende tutto il mana che deriva dalle cose che ha tolto. Io ho una cavalcatura, che è un grifone. Il grifone mi dà un attacco speciale che costa 9 mana rossi e 13 gialli. Gli fa un danno, gli fa 3 danni più 1 per ogni gemma gialla sulla mappa. Quindi più gialli ci sono e più danni fa questo attacco. Però costa molto, quindi non è molto conveniente. Le stelline danno esperienza, le monete sono soldi. Diciamo, questo è il riassunto in breve di come funziona il gameplay. Ovviamente la maggior parte delle battaglie... Plus, grazie per l'host. Grazie mille. La maggior parte delle battaglie si svolgono tenendo conto delle proprie abilità e di quelle del nemico e di una regola universale. Il computer è sempre favorito dai pezzi che scendono, non è un caso. Quindi ti devi preparare all'idea che quello che arriverà da sopra di solito sia a suo vantaggio.
Io spero che non vi annoi questo gioco. Come tutti i giochi di ruolo è molto lungo. Anche se ormai credo che siamo abbastanza avanti con la trama, eh. E questo è il motivo per cui, anche se io ho una passione smodata per i giochi di ruolo su computer, non mi piace portarli in live perché sono lenti e troppo lunghi. Quindi forse poi, considerato anche il tantissimo tempo che mi ci vuole per finirli, magari finiscono per venirvi a noia, non lo so. Infatti vedete che sto cercando di andare avanti solo con la trama principale quando sono in live. Le quest secondarie e tutte le cose alternative, tipo addestra di la cavalcatura, assedia le città, eccetera, cerco il più possibile di farle off stream, in modo che non vediate sempre le stesse cose. Almeno vedete la trama che va avanti, e quindi è un po' più interessante. Ma sinceramente, non ti senti un po' preso per il culo per il fatto che il tuo op è avvantaggiato dai pezzi e scendono e tu no? Molto preso per il culo, Nus. Però in realtà questo stimola il giocatore a stare sempre un passo più avanti del suo avversario. Cioè, tu devi essere avvantaggiato rispetto a lui, perché devi sapere che lui avrà pezzi migliori. Quindi devi cercare di stabilire un vantaggio con i punti vita, o di avere il mana che ti serve più di quanto ne abbia lui. Lui, per esempio, in questo momento sta pieno di mana verde e blu che non gli servono a niente. Se io riuscissi a procurarmi i colori che mi servono, avrei un vantaggio, ma purtroppo non ci riesco perché, appunto, io le riserve di mana me le devo sudare. Allora, visto che ho gialli e blu, un modo per accumulare vantaggio può essere quello di curarmi, perché almeno metto al sicuro i punti vita e cerco di farmi una differenza di 30-40 punti rispetto a lui. Di solito preferisco attaccare, però ovviamente bisogna stare in campana e non lasciargli l'opportunità di attaccare. Specialmente questo, che essendo un gigante delle colline è un avversario che fa molto danno in corpo a corpo. Gli ho regalato un 5 proprio come un pesce. Ok, adesso il mio vantaggio è avere la barriera, per esempio. La barriera mi protegge dai danni. Forse ho fatto una stronzata. Vabbè, non è stata grave però. Un'altra cosa interessante la posso fare così. Praticamente ho usato un incantesimo che assorbe tutti i teschi sulla mappa e mi regala un punto vita per ogni teschio. Ogni teschio assorbito, perché tanto io devo puntare ad attaccarlo col fuoco, non è che mi servono i teschi. Però invece in mano a lui i teschi sono pericolosi, perché li usa per farmi molto danno. Vedi, con un attacco normale mi ha fatto 15 danni. E vabbè, quando decide che gioca da solo, gioca da solo, non glielo puoi impedire. Dai, questo è ridicolo. Non ho capito come me l'ha rubato sto turno. Ed era fondamentale perché c'era un moltiplicatore sul giallo. Che vergogna, guarda, veramente non ho parole. A quest'ora era già morto. No, non la posso fare questa cazzo di mossa, perché sennò mi sto regalando un attacco. Che poi li fa lo stesso. Quella è la cosa ridicola. No, basta, adesso muori. È veramente rotto. È troppo, è troppo. Sì, è la frase di Zarya, esattamente. Ok, ce lo siamo tolto di dopo. Perché l'utente di cui ho linkato il canale usa molto Zarya quando gioca Overwatch, quindi a volte metto i suoni
in base a qualcosa che mi ricorda l'utente più che il suono stesso. Ok, abbiamo liberato il passaggio e adesso siamo liberi di tornare a Silvermir. Non mi ricordo se qui avevo già cercato tutte le rune, sì. Però ci sarebbe una runa da trovare qui. Ok ragazzi, allora facciamo così, io mi fermerei qua con Puzzle Quest. Torniamo al tempio a consegnare la quest, perfetto. Così ci avviciniamo ancora di più al prossimo livello. Vedete che la prossima volta andiamo avanti con la quest principale, che prevede di ritrovare le corna di Sartek. Quindi noi adesso dobbiamo ricostruire Sartek, che poi era il dio dei Minotauri nella saga di Warlords. Uno spasso. E aizzarlo contro i non morti, fondamentalmente. Allora, per oggi ci fermiamo qua. Ok, sì, fermiamoci qua. Allora, sono le 8 meno un quarto. Io non so se andarmene direttamente a cena o fare magari un paio di partite a qualcosa. Potrei fare un paio di partite a Rocket, giusto per intrattenervi un pochino, se non mi bannano il video. Se no, facciamo che il video lo finisco qua, mando una sigla di chiusura e poi facciamo un paio di partite a Rocket. E dove arriviamo, arriviamo. Così posso chiudere il video in maniera netta e pubblicarlo su YouTube senza problemi. Aspettate che vado a vedere se ho la schermata di intermezzo settata su Rocket. No, no, su questo no. Era settata su Bionic Commando. Scusatemi. Ecco. Ok ragazzi, allora mando la sigla, però la live non finisce qua. Dopo la sigla continuiamo con un po' di Rocket. Intanto poi chiudo il video.